Lunedì 5, buonasera, benvenuti all'ultima edizione del nostro telegiornale. Il G20 di Baden-Baden in Germania in primo piano. Lavoriamo per rafforzare il contributo del commercio alle nostre economie e l'invito con il quale si chiude il vertice, ma nessuna menzione alla rinuncia al protezionismo e al cambiamento climatico. Una rottura netta con il passato, il primo G20 dell'era Trump è tutto nel comunicato finale, dal quale Washington è riuscita a far sparire ogni impegno ad evitare il protezionismo. La frase sugli scambi internazionali, contenuta da sempre nella dichiarazione conclusiva, si è ridotta ad un impegno a lavorare per rafforzare il contributo del commercio per le nostre economie, niente di più. La prova tangibile di cosa accadrà nei prossimi mesi. Trump è riuscito nell'impresa di ottenere mano libera per rivedere le strategie commerciali inseguendo l'obiettivo dell'America First. Delusi i tedeschi anche per la seconda vittoria americana, cioè il ridimensionamento dei temi ambientali da sempre spinti dalla Germania. A Baden-Baden la frattura tra Europa e Stati Uniti è diventata evidente, anche se si è discusso fino all'ultimo minuto per trovare un accordo, con un risultato molto deludente per tutti, tranne che per gli americani usciti vincitori nel braccio di ferro sul commercio. Per il ministro delle economia Padoan, date le premesse, è già un buon risultato. La parola commercio è menzionata, ha detto, e non è banale. C'è anche un altro grande assente nelle conclusioni del G20, ovvero l'accordo di Parigi sul clima. Nessun riferimento, come se il precedente vertice non avesse messo tutti d'accordo sul fatto che dovesse entrare in vigore il prima possibile. Era noto da tempo ai servizi segreti, alla polizia, l'uomo che questa mattina ha fatto piombare di nuovo la Francia nell'incubo del terrorismo. 39 anni musulmano, Ziyad Ben Belkacem, era stato in Francia e qui si era radicalizzato nelle carceri dove aveva scontato diverse condanne per traffico di stupefacenti e rapina a mano armata. Fermato ad un posto di blocco in una banlieue a nord della capitale, ha sparato contro gli agenti riuscendo poi a fuggire. Ha poi rubato un'auto con la quale ha raggiunto l'aeroporto di Orly. Qui ha tentato di rubare il mitra ad una soldatessa ed è stato ucciso. Lo scalo parigino è rimasto chiuso per gran parte della giornata. Non sappiamo se quest'uomo fosse collegato ad una cellula terroristica, ha detto il presidente francese Hollande, ma è quello che accerteremo. Torniamo in Italia. Il Ministero del Tesoro ha annunciato le nomine ai vertici delle partecipate. Per Leonardo, indicato l'ex banchiere Alessandro Profumo e l'attuale presidente De Gennaro. In uscita la di Mauro Moretti e il consigliere Alessandro De Nicola. Confermati i vertici di Eni ed Enel al gruppo petrolifero Emma Marcegaglia e Claudio Descalzi e a quello elettrico Patrizia Grieco e Francesco Starace. Per Poste scelti Matteo Delfante, Adidi Terna e Bianca Maria Farina. Arrivano anche Carlo Cerami, Antonella Guglielmetti e Francesca Isgrò. Confermato solo Roberto Rao. La cronaca, due mesi dalla tragedia dell'hotel Rigopiano, costata la vita a 29 persone. Per la prima volta si può sentire la telefonata tra chi per primo cercò di lanciare l'allarme dopo aver ricevuto la chiamata di uno dei sopravvissuti e la funzionaria in turno nella sala operativa che era stata attivata dopo il terremoto e la fortissima nevicata di quel giorno. La donna però non gli credette. Ascoltiamo. L'hotel Rigopiano è crollato. Allora guardi, questa storia va avanti da stamattina. I vigili del fuoco hanno fatto le verifiche e non c'è nessun crollo all'hotel Rigopiano. Nessun vigile del fuoco aveva ancora fatto alcuna verifica all'hotel Rigopiano quando Quintino Marcella cerca di lanciare per primo l'allarme. Aveva appena ricevuto la telefonata di Giampiero Parete, il cuoco, suo amico, uscito dall'albergo pochi istanti prima che la slavina lo travolgesse. La funzionaria della sala emergenza non gli crede, ma lui insiste, disperato. Il 118 mi conferma che hanno parlato con il direttore dell'hotel Rigopiano 2 ore fa e non è vero nulla, è tutto a posto. Non è crollato nulla e stanno tutti bene. Purtroppo la moglie e la mamma dell'imbecille è sempre incinta. In realtà il proprietario dell'albergo era a Pescara e non sapeva quello che era successo. Quintino non molla, chiede un'ultima verifica. La funzionaria gli risponde che loro non hanno tempo da perdere e poi attacca. I soccorsi partiranno con ore di ritardo. Siamo allo sport. Il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, è stato deferito dalla Procura federale insieme a Francesco Calvo, ex direttore dell'area commerciale della società, Alessandro D'Angelo, security manager, e Stefano Merulla, manager della biglietteria, in merito a rapporti con alcuni tifosi legati alla criminalità organizzata. C'è una lettura preconcetta, infanga nel nome della Juventus, ha detto Agnelli difendendosi. La replica della FIGC non impedì rapporti con la malavita.
E adesso il calcio giocato, protagoniste dei posticipi le due squadre milanesi, vittoria del Milan sul Genoa e pareggio con molte reti tra il Torino e l'Inter. Il Milan conquista senza troppi affanni i tre punti che gli permettono di ridurre a due sole lunghezze il ritardo dall'Inter. L'organizzazione difensiva del Genoa è quasi perfetta e per i rossoneri non è semplice trovare un varco. Soltanto una prodezza può riuscire a sbloccare il match. E poco dopo la mezz'ora l'invenzione arriva sugli sviluppi di una incursione di Deulofeu. Pallone all'indietro per la Padula che lancia Mati Fernandez in area. Tocco sotto del cileno e per il portiere la manna non c'è che da raccogliere il pallone in rete. Il gol non scuote il Genoa, mentre la squadra di Montella colleziona palle gol senza riuscire a raddoppiare. Molte più emozioni in Torino-Inter. Buoni i primi 10 minuti della squadra nerazzurra che ha poi ceduto spazi nella sua metà campo ai padroni di casa. Ma il vantaggio, nato da un pallone quasi dato per perso, è dell'Inter. Kondogbia sfugge ai difensori granata, controlla quasi indisturbato e batte a rete. Decisamente goffo l'intervento di Hart e i nerazzurri avanti. Ma la reazione del Torino non si fa attendere. 6 minuti e sul corner di Ljajic, spizzato da Moretti, Baselli segna di testa il gol dell'1-1. Secondo tempo ricco di occasioni da rete. Più incisivi i granata che vanno sul 2-1 con il preciso destro di Acqua, mandato in porta da un assist di Iturbe. 3 minuti e risultato di nuovo in equilibrio. Hart a vuoto sul cross di Ansaldi e destro chirurgico di Candreva. Nerazzurri che si fermano a 55 punti. Una notizia appena arrivata prima di chiudere, lutto nel mondo della musica, è scomparso Chuck Berry che con la sua memorabile chitarra creò l'era del rock and roll attraverso brani risultati intramontabili come Johnny B. Goode, Roll Over Beethoven. Aveva 90 anni, il decesso è stato confermato dalla polizia di St. Charles County nel Missouri. Ed era l'ultima notizia, l'informazione torna domattina alle 7 con la rassegna stampa. Buonanotte.